Bene, continuiamo con la parte relativa alla corrente elettrica e oggi analizziamo quanto più inerente ai circuiti elettrici in corrente continua, quindi dove la corrente non dipende dal tempo. D'accordo? Rivediamo un attimo qualche concetto visto la volta scorsa, in particolare il concetto di corrente elettrica come movimento ordinato di carica. Su questa parte vado veloce perché è solo un ripasso. La necessità per stabilire e mantenere la corrente elettrica di un dispositivo che produca una differenza di potenziale all'interno di un conduttore, quindi la batteria. Okay, questo è l'esempio della batteria collegata alla lampadina che abbiamo visto anche l'altra volta. E il concetto di forza elettromotrice. La batteria svolge un lavoro perché mette in moto delle cariche, le sposta lungo una linea, che è il circuito elettrico. E il lavoro svolto dalla batteria per unità di carica prende il nome di forza elettromotrice. Okay? Vediamo un attimo in dettaglio, questo l'altra volta non l'avevamo visto, il moto delle nostre cariche. Prendendo qui avete il verso in rosso della corrente, okay? Che è quello convenzionale, dal polo positivo al polo negativo. Che significa verso convenzionale? Il verso in cui si muoverebbero delle cariche se i portatori di carica fisicamente in moto se fossero positivi. Invece qui in blu avete il moto degli elettroni. Okay? Dato che la loro carica è negativa, il loro moto è opposto a quello della corrente convenzionale. Però abbiamo visto la volta scorsa che, dato che la corrente è proporzionale al prodotto carica per velocità, una carica positiva in questo caso che si muove in senso orario o una negativa che si muove in senso orario producono la stessa corrente. Quindi all'esterno del nostro generatore di differenza di potenziale, fuori dalla batteria, il moto il verso della corrente è del polo positivo a quello negativo. Okay? Internamente è l'opposto, c'è un processo normalmente chimico che causa un accumularsi, ecco, di cariche in modo tale che il percorso si chiude. Okay? Quindi le cariche non fanno altro che fare un giro completo. Normalmente all'esterno del generatore il verso va da quello positivo a quello negativo, quindi gli elettroni, portatori di carica realmente in moto, si muovono dal polo negativo a quello positivo. Okay? Questo per chiudere il circuito. D'accordo? Come avviene la produzione o la generazione di differenze di potenziale? Beh, è essenzialmente un processo elettrochimico. Quindi legato alla struttura atomica esterna, agli elettroni di valenza delle sostanze che costituiscono la nostra batteria, ed è legato a fenomeni di scambio di cariche in soluzione normalmente acida, per cui questo avete un esempio di batteria dell'auto, dove ci sono diverse celle elettrolitiche che producono uno scompenso, tra virgolette, di carica perché è chimicamente più conveniente. Io dico chimica, ma in realtà è fisica, perché tutto quello che avviene in relazione alle orbite esterne degli elettroni nell'atomo è essenzialmente legato alle forze elettrostatiche. Anche su questo vado veloce perché penso l'avete già visto. La legge chiave per i circuiti, almeno in corrente continua, è la legge di Ohm, cioè la relazione che lega la differenza di potenziale a cui viene sottoposto un utilizzatore, normalmente indicato con la serpentina e la resistenza e la corrente che attraversa lo stesso elemento. Okay? Abbiamo visto l'altra volta che si idealizza un circuito immaginando che tutta la resistenza sia concentrata negli utilizzatori, cioè nel cavo elettrico tra il polo della batteria e la resistenza, tutti questi punti sono sottoposti alla stessa differenza di potenziale. Il potenziale è lo stesso, perché è un conduttore, quindi una superficie equipotenziale. Le cadute di potenziale si hanno solo attraverso gli elementi che costituiscono il nostro circuito, cioè la resistenza, in questo caso è il generatore. Lo strumento utilizzato per misurare la differenza di potenziale è il voltmetro, quello per misurare la corrente è l'amperometro. Tra un attimo vedremo perché sono collegati in questo modo. Ok? Le pile che compriamo in negozio, tipo questa, ok?
sono normalmente schematizzate, semplificando al massimo la situazione, con queste due barre. Qui ne mette due, ma in realtà il minimo è la barra lunga e la barra corta. Quella lunga rappresenta il polo positivo, quella corta quello negativo. Quando sono più di una, vuol dire che la batteria è composta da più elementi, ok, normalmente. E nella realtà la batteria, anche quella costruita meglio, ha comunque una piccola resistenza interna. Cioè anche all'interno della batteria reale, le cariche trovano, tra virgolette, un minimo ostacolo al loro movimento, per cui la differenza di potenziale tra i due poli della batteria è diversa dalla forza elettromotrice che troviamo scritta sul, qui purtroppo non si vede, sulla confezione, all'esterno della batteria stessa. Qui normalmente questo da un volt e mezzo, ma quando il circuito è chiuso, ok? Tra il polo negativo, che è questo qua sotto, e quello positivo, vedete dove c'è il più sopra, la caduta di potenziale è inferiore alla forza elettromotrice, che questa è in corsivo, è diminuita dal valore della resistenza interna per la corrente che attraversa il circuito. Okay? Quindi normalmente la differenza di potenziale che è in grado di produrre questo strumento dipende in realtà dal resto del circuito, perché la corrente I è dipendente sia dalla resistenza interna, ma anche da quello che c'è fuori dalla batteria. Ok? Quindi le due cose sono diverse. Quando io inserisco una batteria dentro un circuito, per esempio, che ne so, metto questa batteria all'interno, che ne so, di una radiolina o di un qualsiasi cosa, chiudo il circuito e la differenza di potenziale ai capi della batteria è sicuramente inferiore al volt e mezzo, a causa della resistenza interna. Una resistenza interna nulla è il caso ideale, quello in cui ho un generatore assolutamente perfetto senza attriti interni, che in realtà non esiste. Ok? Ecco, adesso vediamo cosa succede se consideriamo, oltre alla nostra batteria reale, in questo caso, anche il resto del circuito. Immaginiamo di avere solo un utilizzatore. Che ne so, metto questo dentro a una radio portatile, qualsiasi cosa. Il circuito si chiude, d'accordo? E qui applichiamo in realtà un principio fisico che abbiamo già visto anche l'anno scorso. Siccome la forza responsabile della corrente elettrica è la forza elettrostatica, che è una forza conservativa, ok? Allora, essendo conservativa, il lavoro svolto da chi produce questa forza, cioè dalla batteria, per lungo un percorso chiuso è un lavoro nullo, che è la definizione di forza conservativa. Se scaliamo il lavoro svolto dalla forza elettrostatica in termini di carica unitaria, cioè se dividiamo per Q, detto in termini terra-terra, il lavoro lungo il percorso chiuso diventa la somma delle cadute di potenziale lungo il percorso chiuso. E dato che la forza è conservativa, questa somma delle cadute di potenziale sarà zero. Ok? Cosa intendo per cadute di potenziale? Il potenziale al di là dell'elemento di circuito meno quello iniziale. Quindi immaginiamo di fare un percorso che segua la corrente elettrica. D'accordo? E per ogni elemento del circuito, facciamo la differenza tra potenziale a valle meno quello a monte, che è il delta V. Okay? Quindi attraverso la batteria ideale avremo V più meno V meno, quindi il famoso un volt e mezzo dichiarato sulla batteria stessa. Poi devo togliere la caduta di potenziale attraverso la resistenza R piccolo, eccola qui, meno I, R, in base alla legge di Ohm è la resistenza per la corrente. Poi da C a D non ho differenza di potenziale perché qui dentro non ho elementi di circuito, quindi tutto questo filo si intende allo stesso potenziale, quindi non c'è resistenza. Da D a D il potenziale diminuisce per RI, quindi il potenziale a valle meno quello a monte è negativo, è meno RI. E poi infine tra E e A di nuovo ho una caduta di potenziale nulla perché qui non ho resistenze. Ok? Se sommiamo
il delta V attraverso la batteria, il delta V attraverso la resistenza interna, più il delta V rispetto ad R, ho che il totale deve fare 0. Perché? Perché il potenziale è una funzione solo della posizione, quindi se faccio un giro completo, essendo la forza elettrostatica conservativa, avrò un totale nullo. Ok? Ed è quello che ottengo in questo caso. Qui ci sono diverse cadute di potenziale che le ho riscritte, sotto c'è la somma di tutte le cadute. E immaginate di costruire, si può anche costruire un grafico dove in ascissa ho la posizione lungo il percorso del circuito, in ordinata ho i potenziali nei vari punti. Vedete che attraverso la batteria il potenziale cresce, poi all'interno della batteria c'è una diminuzione dovuta alla presenza della resistenza interna, quindi all'esterno della batteria io vedo questa differenza di potenziale tra questo punto e questo che è nullo. I due punti E ed A, attenzione, sono in realtà lo stesso punto perché sono collegati da un filo, quindi qui il potenziale in E e in A è lo stesso. E quindi immaginate questo come un grafico, tra virgolette, ciclico, si dovrebbe proprio chiudere, è come un grafico periodico, per dire. D'accordo? Andando a sostituire quanto appena visto sulle cadute di potenziale attraverso i vari elementi, ho che la salita di potenziale attraverso la batteria meno la caduta di potenziale attraverso la resistenza interna meno la caduta di potenziale attraverso la resistenza esterna deve darmi 0. Da questa relazione mi posso ricavare la corrente che gira nel mio circuito, cioè qual è la corrente erogata dalla batteria. Quindi raccolgo la I come fattore comune, la porto a destra e divido per la somma delle resistenze. Quindi la corrente nel circuito vale la differenza della forza elettromotrice prodotta dalla batteria, il famoso volte e mezzo, diviso la somma delle due resistenze, interna più esterna. Ok? Nel caso avessi una batteria ideale con R uguale a 0, la corrente sarebbe uguale alla forza elettromotrice diviso la resistenza esterna. Ok? Detto questo, posso anche andare a vedere qual è, nel caso di circuito di questo tipo, quindi con resistenza interna, quale differenza di potenziale troverei se andassi a misurare la differenza di potenziale ai capi della mia batteria, cioè tra C ed A. È sufficiente che io prenda quanto trovato per la corrente e lo moltiplico per la resistenza R, perché la differenza di potenziale tra C ed A è esattamente quello che c'è tra D ed E. E trovo R grande per la forza elettromotrice diviso la somma delle resistenze. Qui vedete che è abbastanza semplice trovare il fatto che la differenza di potenziale ai capi della batteria delta V grande è uguale alla forza elettromotrice, scusate, E, solo nel caso di resistenza esterna infinita. Fisicamente cosa significa? Significa circuito aperto. Solo se il circuito fosse aperto, e quindi ho corrente elettrica nulla, o resistenza esterna, se volete, infinita, misuro ai capi della differenza di potenziale la stessa forza elettromotrice che avrei se la resistenza interna fosse nulla. Perché? Beh, perché in quel caso, se ho corrente zero, non ho più cadute di potenziale attraverso R piccolo. E quindi misurare la differenza di potenziale tra C ed A, oppure tra B ed A, sarebbe la stessa cosa. Questa, se volete, è l'interpretazione fisica. Comunque è importante questa relazione, questa qua sotto. La differenza di potenziale ai capi della mia batteria reale è sempre più piccola della forza elettromotrice, perché il numeratore, qui se vedete questa relazione, il numeratore è sempre più piccolo del denominatore, la differenza è la resistenza interna. Ok? Tutto chiaro? Molto bene. Senza dirvelo, vi ho proposto una delle due leggi chiave sui circuiti, che si vanno sotto il nome di leggi di Kirchhoff. La prima legge di Kirchhoff, o legge delle maglie, è quella che abbiamo appena visto, abbiamo appena utilizzato. Cioè, se ho un circuito che può essere anche molto complesso, per maglia si intende qualunque percorso chiuso. Ok? In inglese loop. La prima legge di Kirchhoff deriva proprio dalla natura conservativa della forza elettrica.
Quindi, lungo una maglia qualsiasi, la somma di tutte le cadute di potenziale lungo la maglia è zero. L'abbiamo appena utilizzata, proprio eccola qua, questa. Questa qui non è altro che la prima legge di Kirchhoff, questa qua sotto, questa lunga. Sommo tutte le cadute di potenziale e trovo zero. Perché? Perché il potenziale è una funzione del posto. Quindi se sommo tutte le cadute devo per forza avere, è come andare in montagna, ok? Se parto da qualsiasi quota e per quanto io mi sposti, se arrivo alla stessa quota, allo stesso punto di partenza, tanto mi sono alzato in alto, tanto mi sono abbassato in basso, quindi la somma delle variazioni di quota deve essere per forza nulla. Prima legge di Kirchhoff o legge delle maglie. La seconda è visualizzata qua sotto, legge dei nodi. Per nodo si intende un punto del circuito nel quale convergono tre o più rami del circuito. In questo caso convergono sei rami del circuito, cioè sei fili elettrici per capirci. La seconda legge di Kirchhoff, quella dei nodi, fa appello a un'altra legge fisica fondamentale, la conservazione della carica. In questo nodo convergono più correnti, ognuna per ogni filo che si diparte dal nodo. Quindi tanta corrente, tanta carica elettrica arriva in un secondo, tanta se ne deve andare, perché lì non può accumularsi carica. Non è un condensatore. D'accordo? La carica non può accumularsi in nessuna parte del circuito a parte i condensatori. Quindi tanta corrente arriva, tanta se ne va. Quindi se prendo come positiva la carica che entra e negativa quella che esce, la somma algebrica di tutte le correnti che convergono in un nodo deve essere zero. La corrente che arriva porta carica, quindi la segno col più. La corrente che se ne va porta via carica, quindi va a diminuire quella in quel nodo. Il totale deve essere zero. Molto semplice. Seconda legge di Kirchhoff, quella dei nodi. Prima legge, legge delle maglie. Lungo una qualsiasi maglia nel circuito, la somma delle cadute di potenziale deve essere zero. E fa appello alla conservatività della forza elettrostatica. Seconda legge di Kirchhoff, in qualsiasi nodo del circuito, la somma algebrica di tutte le correnti deve fare zero e fa appello alla conservazione della carica, tanta ne entra, tanta ne esce. Ok? Queste due leggi chiave sono quelle che vengono applicate per, tra virgolette, risolvere i circuiti, cioè per stabilire come funziona quel circuito, quindi le differenze di potenziale e le correnti nei vari elementi del circuito. Ok? Applichiamo, facciamo un esempio di legge delle maglie applicata a questo esempio di circuito. Qui abbiamo una batteria da 12 volt, una resistenza da 1 ohm, una resistenza da 2 ohm e una da 3. Se applico la legge delle maglie, sommo tutte le cadute di potenziale lungo questo circuito e devo trovare zero. Cominciamo dalla batteria e ci muoviamo nel verso della corrente, quindi tensione o potenziale a valle meno quella a monte è positivo, perché mi muovo da sinistra verso destra, cioè dal meno verso il più. Quindi ho più V, in questo caso saranno 12 volt. Poi se attraverso la resistenza R1 il potenziale diminuisce. Quindi potenziale a valle meno quello a monte è un valore negativo, quindi meno IR1, legge di Ohm, la differenza di potenziale è corrente per resistenza. Poi attraverso R2, qui c'è R1, scusate, c'è un errore di stampa, dovrebbe essere scritto R2, quindi avrò qui dal punto B al punto C una caduta di potenziale meno R2I. Perché? Perché R1 ed R2, essendo in sequenza, sono attraversate dalla stessa corrente, un altro concetto che vediamo tra un istante. E infine meno R, questo dovrebbe esserci un 3, R3I, attraverso la terza resistenza. Il totale di queste cadute di potenziale deve fare 0. Qui ho I in tutti e tre i termini, okay? Quindi posso raccogliere I come fattore comune e
trovo che la corrente nel mio circuito sarà la differenza di potenziale diviso la somma delle resistenze. Quindi in questo caso 12 volt diviso 1 più 2 più 3 ohm, quindi 12 diviso 6 ohm, 2 ampere. Ok? È tutto chiaro? Perfetto. Anche qui ho utilizzato una legge molto importante, conseguenza delle leggi di Kirchhoff. Come mi regolo se ho più resistenze, o meglio, più elementi di circuito collegati in modi diversi? Qui abbiamo un collegamento in serie. Vedete R1, R2 ed R3. Cosa significa dire che due elementi di circuito sono collegati in serie? Posso dire che sono collegati in serie se sono attraversati dalla stessa corrente. Qui è abbastanza evidente, la corrente erogata dalla batteria, che è questa freccetta rossa, attraversa sia R1 che R2 che R3. Non ci sono altri nodi, non ci sono altri rami di circuito. Tante cariche passano attraverso R1, tante ne caricano, passano attraverso R2, tante ne passano attraverso R3, nello stesso intervallo di tempo. Quindi, se ho più elementi di circuito collegati in modo tale che sono attraversati tutti dalla stessa corrente elettrica, dico che sono collegati in serie. E abbiamo appena visto che se ho più elementi collegati in serie, l'elemento equivalente a queste resistenze, cioè quello che comporterebbe la stessa corrente, se ci fosse una resistenza sola, o resistenza equivalente, è dato dalla somma algebrica delle diverse resistenze. Qui avete l'espressione generale della legge. Se ho n resistenze R1, R2, R3 fino a Rn collegate tutte in serie, cioè tutte attraversate dalla stessa corrente, allora otterrei una corrente che ha lo stesso valore sostituendo queste n resistenze con una sola equivalente, il cui valore è dato dalla somma algebrica, siccome sono positive la somma diventa anche aritmetica, di tutte le varie resistenze. Qui, se vi ricordate, la relazione di prima dava che la resistenza globale era proprio la somma di tutte e tre le resistenze, proprio per il fatto che sono collegate in serie. Tutto chiaro? Conoscete questo simbolo di sommatoria? Questo significa che una somma ripetuta su tutti i termini RI, dove I è l'indice dell'elemento che può andare da 1 fino a n. È un modo compatto per scrivere una somma. Ok? Quindi, resistenze in serie, la legge delle resistenze in serie è il frutto di legge di Kirchhoff e legge di Ohm, è la diretta conseguenza. Legge dei nodi. Qui abbiamo un altro esempio di legge dei nodi. Okay? Vedete qui a destra abbiamo un circuito dove non ho una sola maglia, ne ho diverse. In realtà ce ne sono tre. La maglia, per esempio, A, B, E, F di nuovo A. La maglia B, C, E, D, scusate, B, C, D, E, B. E la maglia A, C, D, F, A. Ogni percorso chiuso è una maglia in quel circuito lì. Non tutti sono indipendenti, okay? Non sono tutti indipendenti. Quindi immaginate, qui abbiamo il punto B è un nodo perché convergono in questo tre rami di circuito, il punto E è un nodo. Quindi se applico la legge di Kirchhoff al nodo, per esempio, B, I1, la corrente che entra, deve essere uguale a I3 più I2. Oppure, se preferite, I1 meno I3 meno I2 deve fare 0. Tanta corrente entra, tanta corrente esce. Qui la corrente che viene erogata dalla batteria, che attraversa tutta R1, qui si divide in due rami. Da I1 parte, segue il percorso CD, parte e segue il percorso BE, quindi parte attraverso R3, parte attraverso R2. Quindi, per dire, la resistenza R1 non è collegata in serie né con R3 né con R2,
la corrente che attraversa R1 non è la stessa che attraversa R2 e non è la stessa che attraversa R3. Le due correnti, I2 e I3, sono, la loro somma è I1 proprio in virtù del fatto che nel nodo B non si accumula carica, quindi tanta ne entra, tanta ne esce. Ma qui avete un esempio di collegamento non in serie. Ok? Questa relazione, la seconda legge di Kirchhoff, quella dei nodi, mi è utile per stabilire cosa succede in questa parte del circuito. D'accordo? Tanta corrente, ripeto, attraversa R1 e poi si ripartisce in R2 e in R3. Che cosa hanno in comune i due nodi B ed E? O meglio, che cosa hanno in comune le due resistenze R2 ed R3? Non hanno la stessa corrente, perché abbiamo visto che si ripartisce in due parti che staranno in un determinato rapporto in virtù del fatto che nei due nodi B ed E la corrente non si accumula, seconda legge di Ohm, legge dei nodi, ma in realtà hanno in comune il fatto che essendo B e C collegati da un filo che idealmente è senza resistenza, sono allo stesso potenziale, così come E e D. Quindi, qual è il potenziale in B? Beh, il potenziale B sarà quello prodotto dalla batteria a cui tolgo la caduta di potenziale dovuta a R1. Ma il potenziale in F, in E e in D sono lo stesso, proprio per quanto ho detto un istante fa. Quindi le due resistenze R2 e R3 hanno in comune non la corrente, ma la differenza di potenziale. Sono sottoposte alla stessa differenza di potenziale. Cioè la caduta di potenziale da B ad E è la stessa che c'è da C a D. Quando questo accade, cioè quando due o più elementi di circuito collegati in modo tale che sono sottoposti alla stessa tensione, alla stessa differenza di potenziale, dico che sono collegati in parallelo. Quindi due tipi di collegamenti diversi. Collegamento in serie, elementi attraversati dalla stessa corrente elettrica. Collegamento in parallelo, elementi attraversati dalla stessa differenza, o sottoposti meglio, alla stessa differenza di potenziale. Ok? Quale sarebbe la resistenza equivalente a due resistenze, come in questo esempio, collegate in parallelo, cioè sottoposte alla stessa differenza di potenziale, ma attraversate da correnti diverse? Beh, in realtà uso, per sapere questo, è sufficiente usare la legge dei nodi. La corrente I che arriva in questo nodo, che prima lo chiamavamo B, è data dalla somma algebrica di I1 più I2, le due correnti che si dipartono da questo. Ma I1, corrente che attraversa R1, per la legge di Ohm, vale V1, quindi la caduta di potenziale attraverso R1, diviso la resistenza R1 stessa. Analogamente, la caduta di potenziale attraverso la resistenza R2 sarà I2 per R2. Oppure, se volete, la corrente sarà V2 diviso R2, di nuovo legge di Ohm. Ok? Che cosa hanno in comune questi due termini? Hanno la stessa V, perché V1 e V2 sono lo stesso elemento, dato che le due resistenze sono in parallelo e quindi sottoposte alla stessa differenza di potenziale. Quindi qui posso raccogliere V a fattore comune e quindi la relazione che mi dà la corrente erogata dalla batteria e quindi che attraversa questo ramo del circuito è equivalente a quelle che avrei se avessi la stessa differenza di potenziale, ma una resistenza che ha un valore il cui inverso è la somma degli inversi delle resistenze in parallelo. Se poi voglio R equivalente, devo prendere questa somma e elevarla alla meno 1. Morale della favola: se ho due o più N resistenze collegate tutte in parallelo, quindi alla stessa differenza di potenziale, la resistenza equivalente a tutte quelle in parallelo è ottenuta in questo modo, prendendo la somma di tutti gli inversi, 1 fratto R1 più 1 fratto R2 fino a 1 su Rn, e facendone l'inverso. Cioè, se preferite, detto a parole, è l'inverso della somma degli inversi. Inverso nel senso di reciproco, 1 fratto. Questo in virtù di che cosa?
qui, anche qui ci siamo giocati la legge di Ohm, la prima legge di Ohm, e la legge dei nodi stavolta. Per trovare la resistenza equivalente nel caso di elementi in serie uso legge di Ohm e legge delle maglie. Per determinare la resistenza equivalente in caso di resistenza in parallelo uso legge di Ohm, prima legge di Ohm, e legge dei nodi, seconda legge di Kirchhoff. Ok? Qui ho un'altra esperienza sul laboratorio virtuale usando il FET che ho registrato a suo tempo e che vi propongo. Ditemi se è tutto chiaro. Sì, sono altri Sentite che l'audio? abbiamo nel nostro laboratorio virtuale e in questo breve video vediamo di mettere e applicare le leggi con cui si combinano le resistenze in un circuito di corrente continua collegandole in serie o in parallelo. Costruiamo un semplice circuito, prendiamo una batteria, colleghiamo con un cavo conduttore, inseriamo un interruttore, mettiamo una resistenza per adesso. Un altro cavo al polo negativo della batteria, inseriamo in serie circuito un amperometro per misurare la corrente e chiudiamo il circuito. Andiamo Anche a qui, attenzione, l'amperometro lo collego in serie al circuito. Perché? Perché se voglio misurare la corrente, devo fare in modo che il mio strumento sia attraversato dall'intera corrente erogata dalla batteria. Ok? Quindi lo collego in serie. D'accordo? Invece se voglio misurare la differenza di potenza, la collegherò in parallelo, facendo in modo tale che la resistenza interna del voltmo sia molto grande, che non porti via tanta corrente, in modo che non alteri il circuito. vedere che vediamo il voltmetro, misuriamo la differenza di potenziale prodotta dalla batteria, 9 volte, tutto bene. Colleghiamo quindi il puntale negativo al polo negativo che sarà qui, nella parte positiva che è questa posizione. Se chiudiamo il circuito, dalle misure della corrente avremo anche informazioni su quanto vale la resistenza. Chiudo il circuito, so che la batteria ha una potenza di 9 volte, misurata qui, la corrente di 0,9 A, quindi la resistenza, ricordo che la legge di Ohm dice che l'intensità di corrente, quindi la lettura dell'amperometro, è data dal differente potenziale K della resistenza diviso per la resistenza stessa. Quindi 9 volte diviso 10 Ohm fa 0,9 A, quindi la nostra resistenza è di 10 Ohm, così come tutte le altre fornite dal nostro laboratorio. Riapriamo il circuito, ok, togli per adesso i puntali e inserisco un'altra, quindi troviamo il circuito, lo apriamo, inserisco in serie la prima un'altra resistenza. Richiudo il circuito, adesso avremo una resistenza collegata in serie alla precedente che darà un totale doppio, visto che le resistenze in serie si sommano. Quindi se andiamo a riposizionare i puntali, qui il puntale negativo e quello positivo, qui c'è il nostro voltmetro, alla chiusura del circuito avrò la batteria che produce la stessa differenza di potenziale di prima, 9 volt. La resistenza adesso è doppia, 20 ohm, quindi la corrente è sulla metà di prima, ok? Quindi 0,45 A più 1,0,9 come la prima, ma 0,45. Per verificare quello che avrei su, qui togliamo il circuito, chiudiamo il circuito nel modo che avevamo fatto prima, ritorniamo al precedente, ecco qui 0,9 A e la corrente con una sola resistenza. Se metto due resistenze in serie, appunto, la resistenza totale è la somma delle resistenze in serie, per cui a parità di livello di potenziale la corrente si dimezza da 0,45. Ok, chiarito questo, quindi abbiamo visto in questo laboratorio simulato che la legge della combinazione delle resistenze in serie, cioè più
due o più resistenze in serie, quindi attraversate dalla stessa corrente, la resistenza equivalente, cioè quella che a parità di livello di potenziale produce la stessa corrente, unita dalla somma delle resistenze in serie. Ok, riapriamo il circuito, mi spostare il voltmetro, riapriamo qui, andiamo qui, scolleghiamo qui, adesso le colleghiamo in parallelo, in modo tale che siano sottoposte alle stesse differenze di potenziale, ma a corrente diversa, con 2K, da questo lato resistenza, 2K dall'altro lato, e chiudiamoci in questo modo. Adesso le due resistenze, 10 ohm ciascuna, sono in parallelo, quindi la corrente che arriva al K di sinistra, sarà ripartita in dei due rami, si andrà in un qual modo, e quindi a parità di differenza di potenziale prodotta dalla batteria, la resistenza equivalente sarà la, che perché la corrente ha due strade diverse per chiudere il circuito, quindi incontra meno resistenza. Riposizioniamo i puntali sul campo positivo e sul campo negativo, quindi alla chiusura del circuito la resistenza, la corrente sarà il doppio di quella che avevamo trovato nel caso in cui avessimo solo resistenza. Chiudiamo e 0.1.8 e 0.9, come avevamo nel primo circuito che abbiamo costruito. Quindi la resistenza equivalente è la metà di ciascuna delle due resistenze collegate tra di loro in parallelo. E quindi una delle espressioni che si usa in questo caso è 1 fratto la resistenza equivalente uguale a 1 fratto la prima resistenza più 1 fratto R2 più eventualmente 1 fratto R3, eccetera, eccetera. Cioè si sommano gli inversi delle resistenze. Questa è la legge con cui si combinano resistenze se poste in parallelo, cioè se si è sottoposta alla stessa differenza di potenziale, ma con gli inversi. Tutto chiaro? Okay. Bene. Quindi direi che non c'è il punto, ci fermiamo. Vediamo come applicare questo in un circuito. Risolvere il circuito significa, in base alle informazioni che il problema vi dà, determinare la corrente. Qui manca, in questo quadro, mancano la corrente nei vari rami del circuito ed eventualmente, dato ancora importante, la potenza sviluppata o consumata dalle varie resistenze. Ok? Tutto chiaro? Per fare questo abbiamo a disposizione tre strumenti: la prima legge di Ohm, e la prima e la seconda legge di Kirchhoff, legge dei nodi e delle maglie. Come ragioniamo? Beh, facciamo un attimo indietro. Come ragioniamo? Dobbiamo trovare, per sapere la corrente erogata dalla batteria, devo avere un circuito riconducibile al circuito elementare visto all'inizio, cioè a una cosa tipo questa, dove ho la mia batteria e la resistenza esterna che è una sola, quella equivalente, questo qua, ecco, tipo questo, dove ne ho una sola, questo circuito elementare. Per far questo devo individuare, per prima cosa, quali elementi sono collegati in serie e quali elementi sono collegati in parallelo. Ora, la resistenza R1 di 7 ohm non è collegata in serie a R3, perché qui c'è in mezzo c'è un nodo, quindi in questo punto la corrente si diparte in due rami, in parte va in R3, in parte va in R2. Viceversa, la corrente che attraversa R3 è anche la stessa che attraversa R4. Perché? Perché non ci sono nodi in mezzo. Quindi R3 ed R4 sono collegate in serie. Quindi uso la legge della resistenza equivalente a due resistenze in serie. Quindi metto insieme, tra virgolette, R3 ed R4, le sommo algebricamente e trovo la resistenza equivalente, che sarà 6 ohm di R3 più 4 ohm di R4, la resistenza equivalente R3,4, cioè alle 2 R3 ed R4 prese insieme, è di 10 ohm, perché sono in serie. Ok? Fatto questo, dopo aver sostituito 3,4 la resistenza R3,4, mi rimane un circuito di questo tipo. Ora,
R2 ed R3-4 sono collegate in parallelo perché sono sottoposte alla stessa differenza di potenziale e sono attraversate da correnti diverse. Quindi metto insieme le due, combino le due usando la legge di composizione delle resistenze in parallelo e mi trovo la resistenza equivalente a questo ramo del circuito, cioè che combina le resistenze originariamente dette R2, R3 ed R4. Quindi sommo l'inverso di R2 più l'inverso di R3-4 e ottengo, facendo un attimo i calcoli, 5 ohm, perché R2 è 10 ohm, R4 altri 10, 1 su 10 più 1 su 10 fa 2 su 10 e quindi invertendo 5 su 10 su 2 ottengo 5 ohm. Ok? Come avete appena visto, e anche nel filmato di prima, se combino resistenze in parallelo, quella equivalente normalmente è più piccola di quelle che sommo, di quelle che combino. Ultimo passaggio, metto insieme R1 ed R234. Queste sono in serie, perché la corrente che attraversa R1 è la stessa che attraversa R4, quindi le sommo algebricamente e ottengo un totale di 12 ohm. Quindi la resistenza equivalente all'intero circuito, al di fuori della batteria, misura 12 ohm. Fatto questo, posso trovare la corrente erogata dalla batteria, dividendo la differenza di potenziale prodotta dalla batteria diviso la resistenza equivalente e ottengo 2 A. Quindi la mia batteria produce nel circuito una corrente globale di 2 A. Ok? Torniamo al circuito di partenza. Quindi 2 A sono la corrente che attraversa per esempio R1, ma non quella che attraversa R3 o R2, perché qui la corrente si sdoppia, si divide. Per trovare la corrente che attraversa il ramo 3-4 o il ramo R2, devo usare la legge di Ohm. Quindi devo prendere la differenza di potenziale tra questo punto e questo punto, cioè qual è la differenza di potenziale a cui sono sottoposti i due rami in parallelo, ma il potenziale qui, se per esempio prendo il potenziale negativo a 0, sarà il 24 volt prodotto dalla batteria a cui tolgo la caduta di potenziale attraverso R1. Se la corrente era di 2 A, allora 2 per 7 fa 14 e quindi 24 della batteria meno 14 della resistenza R2 fa 10 volt. Quindi tra questo punto e questo punto c'è una differenza di 10 volt. Se divido 10 volt per 10 ohm, ottengo 1 ampere, quindi la resistenza R2 è attraversata da una corrente di 1 ampere, mentre l'altra sarà attraversata da una corrente che sarà 10 volt diviso 6 e 4 altri 10 ohm. Ok? E così ho la corrente in tutti i rami del circuito. Se poi concludo rapidamente, voglio la potenza consumata o dissipata da ciascuna resistenza, non fa altro che usare la legge della potenza dissipata, cioè corrente al quadrato per resistenza, e so quanta energia usa ciascuna delle quattro resistenze combinate in questo modo. Ok? Mi sembra che per oggi sia tutto. No, ci sono i condensatori, ma questi li vediamo la volta prossima. Domande fin qui? No, sta per suonare, ci fermiamo qui.